Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova pillola dell'ora del wrestling. Allora, con me c'è un ospite speciale, il prof Matteo Pagliarella, direttamente da Pro Wrestling Culture in onda su Open Wrestling TV. Grazie Matteo di essere qui all'ora del wrestling in versione pillola. Ciao Vino, buonasera, grazie a te di avermi invitato, anche perché gli argomenti, anzi l'argomento è molto importante, molto caldo, come sappiamo bene, quindi. Ci tenevo a parlare con te, già ti avevo contattato un mese fa, comunque te l'avevo anticipato, a parlare di quella che era Lucha Underground. E ho approfittato della tua presenza perché vorrei spiegare bene a tutti gli utenti che ci ascolteranno perché Lucha Underground era originale, perché Lucha Underground difficilmente si potrà mai ripetere, vabbè, eccetera, eccetera. Non voglio perdere troppo tempo. Allora, prof, iniziamo con spiegami la filosofia di Lucha Underground perché era originale. A te la parola. Allora, era un prodotto nuovo, direi molto 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 fresco. Io mi ricordo ancora la prima volta quando mi sono approcciato a questo prodotto, che mi lasciò molto di stucco, perché io sono sempre interessato a cose nuove, diverse. Per esempio, io sono uno dei pochi forse in Italia che apprezza NXT 2.0. Perché mi piacciono le storie nuove, le storie fresche, specialmente di personaggi che non conosco. Perché una cosa che sopporto poco nel mondo del wrestling è sentire persone che mi vengono a dire: io questa cosa la apprezzo, però quando questo match lo facevano in federazione indipendente X 15 anni fa lo facevano meglio. Lì era un mondo, quando ho scoperto Lucha Underground, in cui quasi tutte quante le superstar che c'erano erano o dei talenti che erano usciti da alcune federazioni, su tutti, già direttamente dalla prima stagione, Johnny Mundo, ossia John Morrison, ma soprattutto erano personaggi che o conoscevi molto bene perché conoscevi il mondo della tripla A, oppure molti di loro erano totalmente nuovi. E a me proprio questo piaceva. Come federazione, se vogliamo chiamarlo in questo modo, era molto originale, perché secondo me è quello che mi saziava nel miglior modo di tutti. Tu conta che io sono uno che è molto fan della parte raccontata. Sono meno fan del match, ma sono molto più fan della storia che viene raccontata, indipendentemente dal selling o da come vengono fatte le mosse. Mi piace quando raccontano qualcosa. E questa, Lucha Underground, alla fine era una soap opera. Era una serie televisiva dove all'interno della puntata se le davano di santa ragione. E quindi univano le due cose che mi piacevano di più, poi fatta a puntate, sempre con un filo logico di sottofondo, e mi saziava la parte raccontata. Cioè, ci sono state delle storie, alcune molto interessanti. Ricordo su tutti quella di Marty Demott Martinez, quando faceva un po' lo stalker. Soprattutto a Melissa Santos, veramente una storia fatta bene, ma credo poi andando sull'esoterico, andando sul mistico, con Mil Muertes che moriva e tornava, spiegato però, perché tutti quanti conosciamo l'Undertaker con i suoi poteri soprannaturali, ma un lottatore che torna dagli inferi, perché è lui stesso il re degli inferi, è totalmente un altro discorso. Con il personaggio di Katrina, che ricordiamo era uno di quei personaggi che NXT faceva ridere sotto il nome di Maxine. Lì invece a Lucha Underground era probabilmente la regina di tutta la federazione. Si era saputa ritagliare un grandissimo spot, un grandissimo momentum all'interno di questo show televisivo, che era registrato a Boyle Heights. E con alcune figure che conosciamo bene, come Matt Striker, che oltre ad essere uno dei commentatori insieme a Vampiro,
facevo anche da voce narrante, e portavano avanti questa nuova idea di wrestling basata totalmente sulla soap opera, e che mi ha addirittura portato a comprare una cintura. Io ho la cintura del Gift of the God, che era la seconda, era la terza cintura per via di introduzione, se non sbaglio, perché sono stati introdotti prima, è stata introdotta prima la cintura principale, poi il titolo Trios e poi la Gift of the Gods. E la prima cintura che ho comprato, quindi per me ha veramente una rilevanza importante, Lucha Underground. Grazie, prof. E non sapevo della cintura, cioè, aneddoto interessante, comunque, Sì, curiosità, scusa. Pino, tu conta che la cintura io l'ho comprata perché si chiama come me. Si chiama come me perché Matteo, in ebraico, si chiama dono di Dio, vuol dire Ah. dono di Dio, e Gift of the God vuol dire letteralmente dono di Dio. Non lo sapevo. E a questo servono anche queste pillole, queste interviste, comunque hanno aneddoti anche per spiegare situazioni o modi di dire che non siamo a conoscenza. Si può sempre imparare, ti ringrazio. Matteo, allora, o per meglio di prof, i tuoi match preferiti, ovviamente, lungo tutte le stagioni di Lucha Underground e perché? Le tue motivazioni, le tue opinioni. Allora, io penso che quando uno nomina Lucha Underground, tutti quanti saranno d'accordo con me con l'Hell of a War, tra Killshot e Dante Fox, che è fatto ad Ultimo Lucha Tres alla fine della terza stagione. Io non so, Pino, se tu lo ricordi bene. Il Killshot, ricordiamo, ex Isaiah Swerve Scott Sì, ad NXT. Shane Strickland. Shane Strickland, nome vero, e quel match penso sia, non lo so, io ancora adesso che ci penso mi vengono i brividi, specialmente per l'ultima parte prima della chiusura, perché alla fine era un Three Stages of Hell, e solamente chiamato in un modo differente, e bello, 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 veramente. E questo forse tra i più crudi match che ci sono stati è quello che preferisco. Perché dietro c'era la storia di Killshot e Dante Fox che erano fratelli d'armi. Per questo si chiama Hell of a War come match. Dante Fox era un compagno di Killshot ai tempi della guerra, che era stato dato per disperso, e ritorna, riappare così, e quindi fanno questo match veramente da brividi. Un altro match che a me piace sempre citare, però perché più che proprio il match è stato tutto quanto quello che c'era intorno. Io ho apprezzato tantissimo Pentagon Dark, che era la seconda incarnazione di Pentagon. Praticamente è stato un one match show, ossia durante tutta quanta l'ora c'è stato lui contro le tre del Black Lotus, la triade del Black Lotus. E in questa triade del Black Lotus c'erano Doku, che era Kairi Sane, che noi abbiamo visto in WWE, c'era Ito Kiri, Yoshirai, che attualmente nel roster di NXT in WWE, e poi c'è Mayu Watani, Yurei, che invece è ancora nel roster della Stardom, federazione giapponese di wrestling di Joshi. E questo per me è stato una delle caratteristiche di Lucha Underground, perché, come poi vedremo anche in altre situazioni, era una delle federazioni totalmente aperte agli intergender match. Sì, basti pensare che questo match appunto era Pentagon contro tutte e tre donne, ma noi abbiamo avuto una, se non sbaglio, una Sexy Star, Sexy sta la prima campionessa. che ha vinto, che vinse prima il Gift of the God e poi vinse se non sbaglio, il Gift of the God, intanto lo vado a cercare.
Lei ha vinto il titolo proprio di campionessa assoluta di luce underground, quindi stiamo parlando di... Sì, vinse prima il Gift of the Gods e poi incassò e vinse il titolo massimo. Poi... Off, è giusto precisare, scusami, Certo. l'originale Dulce Garcia, l'originale, perché c'è una nuova reincarnazione in AAA, credo che sia aggiornato, Assolutamente, quindi assolutamente. era giusto per una piccola. Sì, Prego, anche prego, scusa. perché se non sbaglio lei non lotta più in questo momento. Insieme, Perché... no, scusami, vai, vai. No, no, perché lei ha avuto un brutto episodio a TripleMania 25 in cui Sì. lei ha infortunato volontariamente Rosemary. Al braccio. Sì, con un È successo. armbar volontaria, quindi... E ne è successo una campagna mediatica paurosa. Beh, cioè si giocò tutto sul fatto era volontario o non era volontario, poi considerando che in Messico si pratica un tipo di lucia per meglio dire nella tripla. Prego, parla tu, scusa, il tipo No, di no, no, lucia no, che no, si lo stai pratica. dicendo tranquillamente te. Lei si sì, ha avuto questa situazione, è addirittura entrata in una lista nera, appunto come personaggio da evitare, e poi è ritornata a lottare in Nation Lucha Libre nel 2019, ma è da prendere molto con le pinze, è un personaggio purtroppo da prendere molto con le pinze. Sì, mi sembra che ultimamente stava praticando, mi sembra, la bocca, solo MMA, così mi risulta. Ogni tanto mi tengo sempre informato su che cosa sta facendo, e poi vabbè, ultimamente sarà più o meno un anno, c'è questa nuova reincarnazione di Sexy Star in AAA. Però comunque, come per finire il discorso, tutto si giocava, usiamo un termine che ci aggrada, se era volontario, e volontario, se era uno stiff o se era un incidente, non si è, ma diciamo che con tutte le testimonianze sembra volontario, volontario, e Certo. diciamo, e chiudiamo il discorso. Stavi parlando di Sexy Star, stavi parlando dei match intergender comunque. Sì, dei match intergender e poi vorrei ricordare un altro match che è stato molto molto importante. Tra l'altro Sexy Star, anch'essa vincitrice di una Stack Warfare, che era una sorta di Royal Rumble che organizzavano in Lucha Underground, molto molto interessante. E un altro match che io ricordo e che mi è piaciuto tanto è stato Prince Puma contro Johnny Mundo All Night Long. Cioè, durante appunto questa puntata di Lucha Underground c'era questa sorta di Iron Man match alla fine tra Prince Puma e Johnny Mundo. E Prince Puma, tra l'altro, è Ricochet, perché è bene anche questo sottolinearlo. Ricochet appunto contro Johnny Mundo, molto bello. Poi Pino, io penso che anche te sei molto legato a determinati spot. Tutti quanti ricordano il volo di Angelico praticamente dalla rampa sul pubblico. Penso che era un qualcosa di mai visto fino a quel momento, e penso che quell'immagine ancora adesso faccia venire i brividi. Io ogni volta che la vedo, la rivedo almeno 50 volte. Stai parlando del volo dalla scala, mi sembra, Non corretto? dalla scala, c'era il No? pubblico, e proprio sull'ufficio di Dario Cueto c'era il tetto dell'ufficio, e lui praticamente prese la rincorsa in mezzo al pubblico, saltò sul tetto, dal tetto, cadendo sulle persone che erano in ring. Bellissimo, veramente bellissimo. Poi se vuoi te lo passo Sì, privatamente. nel caso me lo passi privatamente. Scusami la stilettata, però ogni tanto ci vuole. E tu ti chiedi oggi perché Angelico e Jack Evans sono trattati come jobber o Vero. comunque in AEW. Vabbè, scusami la stilettata. Stavi Ci stava. dicendo con i tuoi. Vabbè, me l'hai tirato proprio fuori dalla bocca. Stavi continuando con i match? No, no, questi sono quelli che ricordo maggiormente, sono quelli che
che mi piace ogni tanto andare a rivedere. Io Pentagon contro le tre ragazze del Black Lotus lo vedo almeno una volta l'anno. E anche l'Hell of a War. Ahimè, quando non ho niente da guardare e posso recuperare, vado a rivedermi i match di Lucha Underground, perché mi saziano, mi rendono contento. Mettiamola così. Le belle abitudini, non brutte abitudini, sono dure a morire. Le Vero. belle abitudini, precisiamo. Prof, allora, arriviamo a una nota dolente, un poco anticipata, perché di solito le note dolenti vengono verso la fine, però l'abbiamo anticipata e lo sai. Perché tutto è finito? Perché tutto è naufragato? Perché RA Network o Robert Rodriguez non ci hanno più voluto puntare, non hanno trovato più finanziatori. Cerca tu un poco di sbrogliare la matassa del perché, perché troppi perché, a te la parola. Allora, maggiormente sono finiti i soldi. Maggiormente sono finiti i soldi. È stata la cosa proprio che ha creato più problemi di tutti. Però c'è da dire che l'ultima stagione non è bella. L'ultima stagione non è per niente bella, dalla morte o comunque dalla scomparsa di Dario Cueto, di cui ne parleremo credo sicuramente dopo. Quando è subentrato poi l'altro Cueto, l'altro membro della famiglia che lo interpretava sempre lui, che è Luis Fernandez Gil, un attore veramente straordinario. Purtroppo l'ultima stagione di Lucha Underground, la quarta, lascia molto a desiderare. Non so, io per quelli che possono seguire, paragono sempre la quarta stagione di Lucha Underground con l'ultima stagione di Scrubs. Cioè, Scrubs, la serie TV, finisce all'ottava stagione. La nona stagione è un fanservice. E è quello che è rimasto in Lucha Underground nell'ultima stagione. Ricordiamo il famoso pugno, chiamiamolo il guantone di Thanos, che aveva Jake Hager. Cioè, abbiamo assistito ad omicidi, abbiamo assistito a rapimenti. Una delle poche note positive di quella stagione era il fatto che c'era Karrion Kross, Killer Kross, o in questo caso The White Bunny, che era veramente un personaggio che poteva dire tanto. Peccato che non abbia avuto un seguito. Matteo, scusa le reminiscenze, e poi ti chiedi perché Killer Kross o Karrion Kross, come dir si voglia, è stato trattato in quel modo in Vero, WWE. Va vero, bene, vero. lasciamo Altra stare. stilettata, altra stilettata. Vabbè, però quando ci sono degli effettivi errori di gestione, bisogna dirlo. Allora, vabbè, concludo, perché stiamo parlando di una cosa e siamo andati a finire un'altra, però per farla breve, se sono loro che sbagliano a gestire, probabilmente per la maggior parte delle volte così è, o è pure il carattere del wrestler che per le sue caratteristiche è ingestibile? Andiamo un momento off topic. Tu Sì. di che scuola sei? Cioè che la maggior parte delle volte sono le federazioni che sbagliano? O c'è pure una minima parte del wrestler che proprio come personaggio, come lottatore, come caratteristiche è ingestibile? A te la parola, scusa l'off topic. Assolutamente no, anzi penso a me è un argomento che mi piace spesso chiarire questo, perché ho letto tante volte persone che vanno a scambiare il personaggio che viene portato on screen con il lottatore, e senza sapere che magari quel lottatore è veramente capace. Il problema è appunto in WWE o in All Elite che viene trattato con i piedi. Però, secondo me, il wrestling sì, è un fatto di preparazione, di selling, di personaggi, di caratteri, ma anche un po' di fortuna, perché devi essere fortunato ad essere nel momento giusto, al posto giusto, nel posto giusto. Perché non so, un qualsiasi personaggio, un Roman Reigns,
si è trovato bene in quel momento, ma ricordiamo tutti che Roman Reigns, quando lottava ad NXT, era veramente un palo. Era veramente un palo. Poi si è trovato nel momento giusto perché alla WWE serviva in quel momento un personaggio per fare l'ex militare, appunto quando è entrato a fare parte dello Shield. Però, ecco, prendi un Batista, per esempio. Un Batista che ha fatto sempre lo schiavettino di Devon, del reverendo Devon. Faceva quello che andava ad incassare Che tempi. E faceva la questua, ecco, mettiamola così, faceva la poi questua. torno un po' indietro pure con l'Ohio Valley Wrestling. Cioè, lui, per esempio, si è trovato bene. Perché? Perché il posto di Batista doveva essere di Bark Jindrak. E lì avremmo avuto un personaggio totalmente diverso. Batista in quel momento si è trovato nel posto giusto al momento giusto, e grazie a quello lui è riuscito a fare anche una carriera poi nel cinema. Parliamo di fortuna, però sì, Pino, io penso che ognuno sia un po' fautore del proprio destino. Possiamo vedere dei personaggi buoni, adatti a una situazione, come possiamo vedere dei personaggi che, come non metto le mani avanti e lancio questa bella stilettata, ma che dico sempre, i personaggi devono anche sapersi comportare, perché una Sasha Banks che era quando è arrivata nel main roster non è la Sasha Banks di adesso. La Sasha Banks di prima era una Sasha Banks insopportabile, veramente insopportabile. Cioè, nel backstage, io lo ricordo quando l'abbiamo incontrata, lei e Bayley, lì a New York, intrattabile. Veramente, abbiamo chiesto una foto, sono scappate, proprio non ci hanno calcolato per niente. Quindi, sono caratteri. Infatti, dopo se ci fai caso, dopo quella volta in cui l'abbiamo incontrata noi, Sasha si è fermata un po' per poi ritornare. Perché? Perché caratterialmente, secondo me, tempo di qualche altro mese l'avrebbero licenziato. Purtroppo col sé, purtroppo non si fa come sei pure tu, col sé non si è mai fatta la storia, e se domani, e sì. Però ti voglio l'ultima stilettata e poi ritorniamo un'altra volta sui binari. Certo, dimmi. Di certo, anche se sei figlio di cotanto padre, non devi essere pompato e già essere pieno di premi. Senza essertele guadagnati, chi l'ha capita l'ha capita. Vabbè, andiamo avanti. Non so se l'hai capito, però è un certo lottatore, figlio di cotanto padre, per carità, alzo le mani, che però già lo stanno talmente pompando anche più di Dante Martin, anche più di Paolo Sobbs. Ok, hai capito la federazione. Va bene, andiamo avanti, Matteo. Allora, ti volevo chiedere, torniamo un momento, torniamo sui binari. Ti volevo chiedere, però, parlo un poco velocemente di tutte le cause che ci sono state, comunque dei famosi contratti capestro, di quei contratti di luce underground che, per carità, col senno del poi erano solo da elogiare, che facevano filmare ai fan per non far divulgare gli spoiler. E come poc'anzi ti stavo dicendo, i contratti capestro ai lottatori di 5 anni, prego, che hanno portato tutta una serie di cause legali. Beh, il discorso del no spoiler ai fan penso sia più che giusto. È un qualcosa che si sta facendo anche adesso. La WWE adesso lo sta attuando tantissimo. È un qualcosa che non mi dispiacerebbe se lo facesse anche Impact. Perché essendo una delle poche che ancora fa la registrazione dei tapings, spesso la gente sa già quello che deve succedere in un mese. Mentre a me piace o piacerebbe vedere le cose nel momento giusto, quando vanno in onda, anche perché, e qua la stilettata la lancio io, ci sono molti siti italiani che riportano degli spoiler in maniera totalmente male, fatta in maniera molto molto male, e questo dispiace, Matteo, perché prego, prego, dimmi. scusa.
Dimmi, No, dimmi. no, stavo dicendo e poi mi porti sulla cattiva strada, mi devo fermare, quindi prego, prego, a te la parola, scusa. No, lo sai perché mi, come si dice, mi porti su un brutto binario, sto frequentando troppo questa brutta gente di Open Wrestling TV, ovviamente sto scherzando, ovviamente. Prego, vabbè, te la Allora, dovevo... ti dirò che le persone di cui parlo non sono Open Wrestling TV, non parliamo dei Ah. presidi che ci sono lì dentro. Vabbè, mica se, ma scusami, mica, che fai poi? Ti dai, come si dice, una botta in testa? Stavo dicendo un'altra parola, però non si può dire, capite? Poi Lasciamo la prendevi perdere. come offesa, a parte No, scherzi, che tranquillo, Pino. si dice in un altro modo, però ed è esagerato, poi veramente la prendevi Pino, come siamo tra amici, quindi non ti si preoccupare. compagni di merenda, a Per parte compagni di scherzi. merende, compagni di show, mettiamola. No, 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 Ma no. Magari condividere qualche cosa proprio di, come si dice, di concreto con te, magari. Vabbè, stavi parlando No, degli no, ritornando al amici. discorso che tu stavi facendo, purtroppo i contratti erano anche giusti, sarebbero stati anche giusti, ma dico sempre, prima di far firmare un contratto devi essere sicuro se lo puoi mantenere questo contratto, perché ricordo che alla fine del quarto anno c'erano persone che avevano ancora il contratto bloccato per un altro anno e non potevano lottare, perché poi, se non sbaglio, Lucha Underground faceva una sorta di contratto ed esclusiva. Se non per chi veniva a lottare dalla AAA, perché avevano un accordo di reciproco aiuto con la AAA. E si sono trovati molti lottatori ad essere fermi più di un anno perché non potevano lottare, e non potevano lottare perché non era stata rinnovata la nuova stagione, e quindi erano praticamente chiusi a questo. Ricordiamo anche la causa di Velis, mamma mia, una Vabbè, croce. Velis ha fatto la causa con tutto il mondo, praticamente. Ce n'è veramente una per ogni momento. Scusa la mia stilettata, ricordiamo pure che ci litigai pure perché dissi, no, ma è un perché io consideravo che un contratto come lo vedeva Lucio Underground, era come un'azienda, non come una federazione. Allora io dicevo, per me devi rispettare il contratto, non lo voleva capire, comunque vabbè, è finita a male parole, mettiamola così, perché lei diceva no, ma è una federazione diversa, dice, no, è un'azienda, perché c'è la distinzione tra una federazione che è settimanale o mensile e una federazione che poi in effetti era tutto a programma televisivo, a serie televisiva, c'è una bella differenza, è un programma a serie, comunque fai capo a un'azienda. Quindi comunque devi dare conto a dei, vabbè, dico per dire azionisti, che non era in quel caso, però a qualcuno che sta sopra la federazione. Non so tu cosa ne pensi da un punto di vista economico, aziendale, No, wrestling. no, vabbè, ma sono d'accordo con te su questo, sono molto d'accordo con te. Cioè era una distinzione che bisognava fare, ma quello non era una vera e propria federazione, scusami. È vero, verissimo. Matteo, proseguiamo con una domanda molto interessante che tu già tieni impersonificata, che dici io, ti ho fatto pure la battuta con la sua nuova veste in MLW dell'attore che interpreta Dario Cueto, che adesso si chiama Cesar Duran in MLW. Comunque, ti piaceva la figura di Dario Cueto e perché ti piaceva? Cosa trovavi di originale, oltre alla bravura dell'attore, per carità? Ah, cioè, per me Dario Cueto è il prototipo di manager perfetto che dovrebbe essere in ogni federazione. Te la butto proprio lì. Cioè, io ogni volta che vedevo Lucha Underground era veramente contentezza per le orecchie e per gli occhi, perché sapeva il fatto suo, ma lo stiamo vedendo anche adesso con il discorso dell'MLW, con Aztec Underground e le Hefe, come si fa a chiamare adesso, è un personaggio fantastico. Lui, per esempio, è uno di quelli che in WWE avrebbe fatto faville. Al posto di manager storici come, non so, un Armando Alejandro Estrada o un Ricardo Rodriguez a fianco di Alberto Del Rio. Io, per esempio, lui l'avrei visto molto a fare il manager a personaggi latini, te lo dico uno al volo, uno dei più
sì, poi. sì, sopravvalutati, ma magari anche peggior utilizzati che Andrade. Ecco, cioè, mi hai tolto le parole di bocca, in questo ti devo bacchettare, prof, mi hai tolto le parole di bocca che io stavo per dire come manager di Andrade, però consideriamo che l'hai presentato con Vicky Guerrero, sei passata da Vicky Guerrero, in me che non si dica, sei passata a Chavo Guerrero, poi col vero presunto, che credo che sei pure tu a conoscenza, con la scusa che Chavo Guerrero doveva andare a partecipare come capo degli stuntman per la serie televisiva Young Rock, ispirata alla vita di The Rock Dwayne Johnson. Andrade si è ritrovato in pratica senza manager e, a mio parere, si è ritrovato come un pesce fuor d'acqua, perché a livello carisma ce l'ha, però se non lo riesce a incanalare, non so tu brevemente cosa ne pensi della situazione attuale Andrade, almeno come gestione, anzi come personaggio, regolati tu. No, no, ma sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te. Andrade penso sia. Sì, lui, non... lui. Ecco, lui è il connubio tra quello che dicevi te prima, cioè carattere pessimo e pessima gestione di Booking. Penso sia proprio il connubio perfetto. Capito, sì. Prego, prego, scusami. No, 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 questo Pino. Capito? Se gli metti, tanto siamo, non ti preoccupare che siamo sul filo di lana alla fine, non ti preoccupare. Mettici l'arroganza sua proprio di carattere, quindi dovrebbero, secondo te poi, non è che voglio sempre andare contro l'AEW, ma secondo te poi non lo sapevano e intanto non hanno fatto niente per limare questa sua arroganza, anzi senza manager è peggio di prima, che almeno col manager lo cercavano di far parlare il meno possibile. Adesso è più arrogante di prima, gestione che è approssimativa, va, questa è, come posso dire, è un complimento per l'AEW, approssimativa, e poi ex-ring ne ha combinate di cotte di crude, lui, Charlotte, la WWE, cioè Andrade, se mai c'era qualche possibilità di tornare in WWE, si è chiuso completamente le porte. Non so tu cosa ne pensi brevemente di quello che ho detto e poi passiamo avanti, non ti preoccupare. No, no, è vero, verissimo. Su questo sono assolutamente d'accordo con te, ma più che altro è all'occhio di tutti. C'è una gestione completamente pessima che sta avendo. E ritornando al discorso di prima, secondo me, sai, vicino a chi li avrei visti bene? A Dario Cueto, che li conosce molto, molto bene. È vicino a Pentagon e Phoenix, che ci hanno messo quel tizio che fa da traduttore che. Non so, senza veramente, senza arte né parte, totalmente disinteressato. Alex Abramantes, sì, mi ricordavo il nome. No, perché comunque lo seguo, ci mancherebbe pure che non seguo l'AEW, quindi lo sapevo. Non so chi sta, non ho capito bene chi ha al fianco di che un segretario, un sottosegretario di qualche ministero dimenticato da Dio che sta a fianco ad Andrade, non so se tu lo conosci, perché non so se No, tu no. conosci ad Andrade. Invece per quanto riguarda Pentagon, vabbè, Phoenix e Alex Abramantes, che poi a sua volta poi collaborano pure nel commento in lingua spagnola, vabbè, che c'è Thunder Rose e poi Dasha Cure, ah, poi adesso credo che sia aggiornato, che è arrivato pure da poco Ricardo Rodriguez, un altro spreco. Ricardo Rodriguez, che potrebbe essere, Ricardo Rodriguez l'avrei visto bene insieme ad Andrade. Pensa a Ricardo Rodriguez a fare il ring announcer del persona, e là c'era il connubio giusto tra l'arroganza, è arrogante, ok, almeno esaltala con Ricardo Rodriguez. Non so cosa ne pensi, e poi chiudiamo il discorso Andrade. Era un'ottima aggiunta, poteva essere un'ottima aggiunta, invece non lo è, non è stato, quindi. No, cioè, no, prendono pure, non contesto chi prendi, però li incastrano male. Vabbè, andiamo avanti, sennò poi sembra poi che usciamo troppo dal personaggio e dal discorso. Prof, che posso dire? Ci pensiamo una lancia in favore, per quel poco che si conosce,
del progetto dell'MLW AzTech Underground. A te la parola. Allora, Aztec Underground, ricordiamo che non è il nome di uno show, ma il nome di una stable, innanzitutto, che è in MLW, diretta appunto da l'ex Dario Cueto e l'Efe. Però ne hanno reso anche uno show. Sono andate in onda le prime due puntate. Lo show si guarda, però posso dire che una delle cose caratteristiche di Lucha Underground era il pubblico, e questo sembra registrato veramente con i piedi. Ha un comparto audio e grafico veramente pessimo. Mi dispiace, anche i commentatori non ce la fanno tanto. Nella prima puntata è andata a dare una mano anche a Alicia Tu, che era a fianco di Holiday, però Alicia Tout, sì. sì, però Carupino dovrebbero molto molto migliorare questo prodotto. Al momento è veramente una brutta copia. Sì, ci stanno lottatori interessanti, c'è Pagano, c'è lo stesso Hammerstone, che comunque è di proprietà dell'MLW, Mamma mia. ma appare anche lì. Ci sono anche c'è un talentino molto, molto bravo, che è Aramis, che ha E proprio il nome Alex. dei che ha il E nome Alex. dei cosi dei di uno dei quattro moschettieri. E se ci Certo. fai caso, sul costume lui ha il giglio fiorentino. Oh, cioè, Quindi è ho capito. molto, molto caratteristico, è molto bravo. Forse tra quelli apparsi nella prima puntata era quello meno peggio, che risaltava un po' di più. Però ecco, rispetto alla pompa magna che c'era stato con Lucha Underground, Aztec Underground deve macinare ancora un po'. Il console 2 puntate. Non mi va di buttargli l'accetta sul collo, però possono fare decisamente meglio. Allora, partiamo dal presupposto, non è per dargli contro, perché, come si dice, finché non, o non lo vedo, o non passano un'altra puntata, almeno la terza puntata, allora non si può dare un giudizio. Credo che sia a conoscenza che era stato rivelato che questo progetto, o comunque questa serie di trasmissione, sarebbe durata solo 5 puntate. Mi sembra che sia a conoscenza, vero? No, non era a conoscenza, però me l'aspettavo. Mi aspettavo che comunque, dopo gli errori, come abbiamo detto prima, dei contratti a lungo termine, potessero fare un qualcosa a breve termine, ecco, di 5 puntate di volta in volta. Sfrutterà ovviamente l'effetto vintage. Dovrebbe essere comunque tutto registrato in casa, la Tijuana, comunque in Mamma casa mia, della mamma mia. Crash. Dovrebbe essere registrato tutto, non credo niente negli Stati Uniti. Comunque aspettiamo, può essere le 5 puntate. Te lo posso mettere, posso metterti la mano sul fuoco, perché l'ho letto su PW Insider, quindi su quello puoi essere sicuro. Speriamo allora che passino velocemente queste 5 puntate. E dai, dovevo morire in una registrazione, mi ha fatto pure ridere. Vabbè, non è niente, non è che stiamo parlando male. Poi credo che eri a conoscenza comunque di quelle famose dichiarazioni di Conan, che dissero che stanno per arrivare un sacco di messicani negli Sì, Stati Uniti. questo sì, Quindi questo sì. già, quindi lo stai anche vedendo che la maggior parte sono tutti quanti per l'MLW, perché onestamente un pagano. Vabbè, anche se l'hanno registrato in Messico, però comunque sempre ti serve, perché vabbè, Arez e Aramis comunque vengono dal Messico e li utilizzeranno pure per le registrazioni, poi vabbè, di febbraio del sì, di febbraio, sì, comunque dell'MLW. Vabbè, questo riguarda il progetto MLW. Comunque, per la maggior parte tutti i visti messicani, tutto per l'MLW. Vabbè, comunque. Comunque, diamogli una possibilità, che ti posso dire, o aspettiamo tutte e 5 le puntate e daremo un giudizio. Comunque, Assolutamente. prof, concludiamo con la domanda classica, una domanda cattiva, comunque, o per meglio dire, la domanda delle 100 pistole.
te nel complesso Lucio Underground è stata sopravvalutata o è stata sottovalutata? E in qualunque tua risposta, perché? A te la parola. No, io penso sia stata sottovalutata. Cioè, da chi la conosce, allora, chi non la conosce la disprezza, però quando la va a guardare la apprezza. Mi è capitato parecchie volte di consigliare qualcosa a qualcuno. Ma no, io ho sentito parlare di questa cosa, però a me non piace questo tipo. Poi invece quando l'hanno vista, in 3 giorni si sono viste tutte le stagioni. Quindi, secondo me, è assolutamente sottovalutata da molti, da molti. È un ottimo prodotto. Io penso che in quel periodo in cui andava di moda, in cui andava in onda, fosse il miglior prodotto che c'era in televisione. O comunque il miglior prodotto di wrestling da recuperare. Perché è iniziato ad andare in onda nel momento in cui Impact, anzi la TNA in quel periodo, non stava facendo sto granché, purtroppo. Poi si è ripresa mano a mano, però in quel momento non stava andando. In quel periodo c'era una Ring of Honor che comunque importante, sempre degli accordi con la New Japan, stava facendo bene, però è sempre un prodotto che è stato poco apprezzato. Lo sai, Pino, il difetto che abbiamo noi europei rispetto agli americani? Che noi ci incuriosiamo di tutto, mentre gli americani o la cosa va in onda sulla TV, oppure per loro non esiste. Noi siamo capaci pure, scusa, purtroppo l'hai notato pure tu, vabbè, io ci mancherebbe pure. A noi siamo capaci di guardare YouTube, Fit, Noi vediamo tutto. non ogni parte del mondo, stavo dicendo una parola, però credo che hai capito che parole intendevo. In ogni bip, bip, bip. Per farti capire che non c'è posto dove non guardiamo un prodotto e siamo capaci pure di dire: ah, però quel prodotto è ottimo. Poi vai a guardare gli americani, ma perché esiste quel prodotto se non vai in onda in televisione? Cioè, o per No, meglio loro non dire, interessa. Loro o non per interessa. naturalmente la mia solita stilettata, e però se viene guardata da quattro gatti non è un buon prodotto, nonostante che ci sarà un motivo, si ha tanti contratti nelle varie piattaforme, Pluto TV, Samsung Plus, poi ultimamente un'altra piattaforma prettamente di sport, un contratto su un canale, è vero, di sport estremi in Russia, visibile anche su YouTube in Russia, che su YouTube non c'è neanche la WWE, i russi non sanno neanche dove sta di casa la WWE, e neanche la WWE ha tentato mai in Russia di organizzare qualcosa, non mi risulta. Dato che c'è una miglior memoria di me, ti ricordi che la WWE o anche la WWF è mai andata in Russia? Non mi ricordo, però In Russia non te lo so dire, però in Giappone andava. sì, Giappone sì, e In Giappone andava. fino a pochi mesi fa hanno tentato pure, cioè per meglio di fino a prima della pandemia hanno tentato il colpo. Non ci sono riusciti, poi pure la pandemia, e ha detto: togliamo i remi barca, mettiamo i remi barca e ce l'andiamo dal Giappone. Vedete che questo ti risulta, vero? Se Allora, sono andato. qua dice in un dato ormai di una decina d'anni fa che c'è una piccola fan base in Russia della WWE, però non più di quello. Pensavo che non esisteva Anche neanche. se la WWE comunque ha una parte del suo sito in russo. Vabbè, ci mancherebbe pure. Quindi, La così. WWE è conosciuta in un modo o nell'altro, è sempre visibile. Ecco, e chiudiamo, diciamo, e chiudiamo il discorso extra dalla nostra chiacchierata. Scusami, tu stesso mi hai risposto. Anzi, ci siamo risposti a vicenda. Che se ne dico, il futuro non è più la televisione per il wrestling. Il futuro è lo streaming. Comunque raggiungere il maggior numero, il maggior, scusami, il maggior bacino di utenza.
non è più la televisione. E la WWE ne è la prova. La WWE Vince, come tu ben sai, e credo che sarai d'accordo con me, se ne sta talmente sbattendo degli ascolti e sta andando avanti, si spacca la testa, tutto quello che vuoi, perché c'è il ritorno del WWE Network venduto a Peacock, i biglietti, lo stream, cioè lo stream, vabbè, comunque tutti i contratti televisivi. Prego, Matteo, scusami. No, no, è vero, verissimo, verissimo Pino. Sono su questo sono totalmente d'accordo. Va bene, prof, vuoi aggiungere qualche cosa su Lucio Underground o credo che ci possiamo salutare? Allora, io aggiungo solamente che qualcosina si può recuperare, se non sbaglio. Ci sono ancora dei cofanetti che vanno a coprire forse le prime due stagioni di Lucio Underground, altrimenti se cercate bene nel web dovrebbero esserci degli archivi con dei ragazzi che avevano addirittura fatto il commento in italiano. Io preferisco quello di Matt Striker e di Vampiro. Però, se non siete avvezzi all'inglese, comunque potete avvicinarvi sempre a questo fanbase, insomma. Sì, credo che sia ancora recuperabile, non dico chi perché in questo momento mi sfugge, però la storia delle puntate di Lucio Underground in italiano lo sapevo È anch'io, ci famosa. diedi pure un'occhiata, però non so se è ancora fruibile. Vabbè, ma questo con chi vuole Certo. si farà una ricerca. Va bene, allora prof Matteo Pagliarella, ti ringraziamo. Grazie a te, Pino, è stato un piacere. Vabbè. Per chi ascolterà, vabbè, questa pillola, vabbè, diamo l'appuntamento, vabbè, ogni giovedì su Open Wrestling TV per il Pro Wrestling Culture. Credo di aver detto giusto. O Sì. vuoi aggiungere qualche cosa? Vabbè, o vuoi aggiungere qualche cosa sui tuoi prossimi progetti, però è meglio non spoilerare, come No, vuoi. io dico solamente tutti i giovedì Pro Wrestling Culture ore 21. Prossimamente avremo anche qualche altro ospite per il Back to School, sempre sul canale di Open Wrestling TV. E prossimo evento in cui ci sarò, perché dove sarò presente è lo show della Dream Nola della Dream Wrestling. Se volete, sono lì. Passate per un saluto. Ok, prof. Allora, grazie ancora al prof Matteo Pagliarella, Grazie a grazie a te. tutti gli utenti che ascolteranno questa pillola. Da allora del Vresi che Pino Fasciano è tutto. Buona serata, grazie.